il riassunto dell'assessore è che questo è stato un evento straordinario, una condizione ineluttabile, non è colpa di nessuno e anzi forse è colpa del governo. Io credo che la si debba smettere di continuare a dire che questi sono eventi straordinari. Gli eventi straordinari ormai sono diventati la norma, sono diventati la normalità. Io invece credo che rispetto a quanto accaduto ci sia stata una grave e colpevole sottovalutazione del rischio, ci sia stata una superficialità nel non valutare la pericolosità di non intervenire in tempi rapidi e nell'immediato. Rispetto alle problematiche dell'Argine, tutti sapevano che c'erano delle criticità. Lo sapevano i cittadini che l'hanno segnalato più e più volte, lo sapevano gli amministratori locali, i sindaci che oggi si meravigliano, lo sapeva benissimo la regione e non poteva non saperlo il presidente di questa regione in qualità di commissario per il governo contro il dissesto idrogeologico, che ha precise responsabilità delineate anche in modo molto chiaro all'interno dell'accordo di programma del 2015 che prevedeva proprio l'intervento in passo Pioppe. Ora io trovo particolarmente grave intanto l'atteggiamento del Presidente che a domande dei giornalisti, anziché rispondere, controbatte in tono che noi conosciamo molto bene qui dentro, maleducato ed arrogante. Trovo grave e irrispettoso il fatto che oggi, viste le sue responsabilità, perché lui doveva garantire che quegli interventi fossero conclusi nei tempi previsti, oggi non sia qui a metterci la faccia e a dare risposte ai cittadini. Lo trovo particolarmente grave e irrispettoso. Rispetto all'intervento, è vero, era previsto dal piano stralcio per le aree con alto livello di popolazione esposta a rischio alluvioni, quindi, cito, per interventi prioritari ed urgenti valutati dalla Regione e immediatamente cantierabili. Ci avete messo tre anni per iniziare i lavori e neanche per concluderli. L'accordo di programma è stato firmato da Galletti, da De Vincenti, da Merola e, ripeto, da Bonaccini come commissario contro il dissesto idrogeologico. Il commissario doveva vigilare, ha dei compiti specifici, altrimenti che cosa lo abbiamo nominato a fare? Vigilare sul completamento di quegli interventi. Tant'è che all'interno dell'accordo si dice, e quell'accordo è stato vergato di suo pugno, quindi non può non sapere, il soggetto responsabile all'attuazione degli interventi, quindi anche quello di Argine Passo Pioppe, è proprio il presidente Bonaccini, articolo 5, che in qualità di commissario contro il dissesto idrogeologico doveva garantire la realizzazione con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri del decreto legge 94/2014. Ora, se il presidente non è in grado di vigilare su questi interventi, può nominare un commissario ad acta e farsi sostituire. Non solo, sappiamo benissimo che le attività tecniche possono essere, il commissario può avvalersi di strutture tecniche regionali, delle agenzie. Faccio presente che la relazione che le è stata fornita è stata fatta da coloro che hanno proprio seguito l'istruttoria tecnica, per dire la parzialità di questa istruttoria, che tra l'altro non risponde nemmeno alla domanda del perché quel cantiere fosse ancora aperto. Nonostante questo, la responsabilità ultima è del commissario contro il dissesto, perché queste strutture operano per nome e per conto suo. Quindi, ripeto, è grave che oggi lui non sia qui a rendere conto del proprio operato. Tanto che all'articolo 11, comma D dell'accordo, si dice che il Presidente della Regione, in qualità di commissario, garantisce l'esecuzione del programma di interventi dell'accordo, con le modalità, le tempistiche e le procedure indicate dallo stesso. L'aggiornamento dei dati di monitoraggio, quindi in Regione si sapeva che i tempi si stavano allungando. Ci sono 6 o 7 cronoprogrammi che ogni volta spostavano sempre più là alla fine lavori, da un anno a un anno e 2 mesi, 2 anni, 2 anni e 6 mesi. Stupisce che dall'aprile 2016, da quando è stato fatto il progetto esecutivo, sia passato un anno, 12 mesi per partire con il bando di gara. Non è possibile che ci si metta un anno per capire un codice degli appalti, assessore, non può essere una spiegazione. Non solo,
non rispondete alla domanda, non rispondete alla domanda del perché che tutti i cittadini si stavano facendo in quel momento in cui Bonaccini non è stato in grado di rispondere, perché quel cantiere fosse ancora aperto, perché c'è stata una seconda sospensione dei lavori che voi non avete dichiarato da nessuna parte, perché a ottobre piove, incredibilmente piove, e i lavori non possono essere fatti perché l'argine non può rimanere in piedi quando piove, non mancano i criteri di compattezza. Ma questa cosa la sanno tutti, la sanno tutti. Allora non si poteva aspettare 3 anni, è per quello che io parlo di sottovalutazione. Andava fatto prima. Tra l'altro io mi chiedo perché non abbiate agito con le procedure di somma urgenza, visto la pericolosità della situazione. Allora io trovo particolarmente inquietante sapere, assessore, che siamo la regione con la più vasta estensione di superficie a rischio medio-alto per il reticolo idrografico e per i canali artificiali di bonifica. Che significa che metà del nostro territorio è alluvionabile. Non ci sono altre regioni sul nostro territorio come la nostra. Come la nostra. Significa che ci sono più di 3 milioni di emiliano-romagnoli esposti, che risiedono in aree a rischio idrogeologico. E trovo particolarmente inquietante sapere che siamo una regione dove ponti e viadotti vengono chiusi in emergenza, dove ci sono abitati che si allagano ogni volta di più e ogni volta sempre peggio. E dall'altra parte vediamo un presidente che intanto non viene a rendere conto del proprio operato. Chiede più autonomia di gestione dei temi ambientali quando non è in grado di portare avanti un intervento di 200 metri di argine, di ricostruzione di 200 metri di argine. Ma soprattutto un presidente che continua con la narrazione secondo cui cemento e grandi opere sono la priorità. È assurdo. Tanto poi, rispetto a questi disastri, nessuno è responsabile. Gli alluvionati tanto si tirano su, si rimboccano le maniche e si arrangiano, tanto chiederete lo stato di emergenza e pagherà la collettività. Allora, siccome noi a questo non ci stiamo, depositeremo, e l'abbiamo già pronto, un esposto, perché chiediamo che anche la magistratura faccia la propria parte. Allo stesso tempo chiediamo che però venga fatta un'indagine interna. Io non ho sentito nulla rispetto alle responsabilità. Non ho sentito nessuna voglia di fare chiarezza, nessuna voglia di capire dove sono state le criticità nel gestire questa faccenda. E lo dico perché il nostro obiettivo è anche capire per evitare che quanto successo a Castelmaggiore si ripeta di nuovo. È stata una tragedia scampata quella. Ripeto, la nostra responsabilità è quella di capire ed evitare che succeda di nuovo. Allora io credo che sia saggio da parte di questa giunta controllare che cosa si sta facendo anche rispetto al resto dei fiumi, al resto degli interventi previsti, al resto degli interventi che dobbiamo prevedere. E lo dobbiamo alle popolazioni esposte a rischio, lo dobbiamo a tutti i cittadini, appunto, e alla popolazione che è esposta e che deve essere edotta rispetto ai rischi che corre da parte di questa amministrazione, affinché non si ripetano. Perché è stato detto dall'assessore che è stato fatto tutto il possibile. Sappiamo benissimo che la protezione civile ha grandi capacità di agire in emergenza. Il problema è che qui non si prevengono mai questi episodi, non si agisce mai in prevenzione, e questo è proprio la dimostrazione. Allora, io capisco l'assessore Gazzolo che si sia immolata per coprire il presidente Bonaccini, però io chiedo lo stesso che venga fatta un'istruttoria, che venga aperta qui una commissione d'indagine, perché vogliamo capire dove stanno le responsabilità, dove il procedimento si è bloccato e perché, e chiediamo che Bonaccini venga a metterci la faccia, ma soprattutto che venga a spiegare in un italiano forse più coraggioso e più chiaro il suo operato, cioè quello soprattutto che non ha fatto. Grazie.